Ciao, sono Antonio Rico di lezionidichitarramoderna.com e benvenuto a questo video sul reamping. Il reamping è una tecnica molto utilizzata negli studi di registrazione. Vediamo un pochettino uno scenario tipico di quando si utilizza il reamping. Prova a immaginare, tu sei un produttore, stai producendo un album e ti serve un chitarrista, quindi chiami un chitarrista professionista che nel mondo professionale avviene ad un costo e al momento della registrazione tutto quanto va liscio come l'olio, quindi ti piacciono i suoni utilizzati e ti piacciono le parti che il chitarrista suona. Al momento della post production, quindi della post produzione, quando si sta effettuando il mixaggio dell'album, inizi ad avere dubbi su alcuni dei suoni che sono stati utilizzati al momento della registrazione. Ecco dove il reamping è molto utile. Nei giorni della registrazione analogica, per poter effettuare un reamping, bisognava che al momento della registrazione venivano registrati due suoni, un suono con gli effetti e un suono asciutto, quindi il suono della chitarra nudo e crudo. Solo facendo così, al momento del mixaggio, il produttore era in grado di poter riprendere il suono nudo e crudo della chitarra e rimandarlo in una control room dove c'erano altri amplificatori, testate ed effetti, così che si poteva riregistrare di nuovo la parte con i nuovi effetti e quindi ottenere suoni diversi che magari funzionavano meglio in questo contesto musicale. Ovviamente, se non si era presa l'accortezza di registrare la chitarra nuda e cruda, il produttore era limitato con quello che il chitarrista gli aveva fornito al momento della registrazione. Nel mondo virtuale, questo procedimento di reamping è molto più semplice. Tutti quanti i DAW, quindi Digital Analog Workstation come Logic, Cubase e Pro Tools, hanno i loro software di simulazione di effetti amplificatori per chitarra. In questo caso stiamo guardando a Guitar Rig, che a mio avviso è uno dei più bei software disponibili oggigiorno come simulatore di amplificatori per chitarra ed effettistica varia. In questo caso ho preregistrato un esempio e voglio mostrarti come può avvenire il reamping all'interno di Guitar Rig. Come puoi sentire, questa qui è una traccia nuda e cruda. Quindi è soltanto la chitarra che adesso sto rimandando, infatti è a input, quindi in entrata, e la sto mandando di nuovo a un amplificatore. Quindi questo qui è un twin reverb, tipo il Fender, e questo qui è la nostra control room. Quindi questo qui è il preamplificatore e questa qui è la nostra testata. Sono quattro coni vintage. E posso scegliere i diversi microfoni, ci sono diverse simulazioni di microfoni, questo qui è uno Shure 57, eccetera, eccetera. E posso scegliere il panning e anche il livello di tutti questi microfoni. Sentiamo cosa succede quando inizio a cambiare un po' questi microfoni e il posizionamento. Questo qui è il microfono principale. E come puoi sentire, c'è un grosso cambiamento nel suono. Ovviamente posso cambiare anche la testata. E in questo caso abbiamo un twin reverb, ma posso anche metterci un Marshall, per esempio. Questa qui è la simulazione di un Marshall. Ok. E posso ovviamente cambiare tutti quanti i parametri, posso cambiare anche gli speakers. E ovviamente posso lavorarci finché trovo il suono che fa per questo pezzo, il suono che mi piace per questo pezzo. Ovviamente alcuni potrebbero obiettare, sì, ma magari queste simulazioni non sono in effetti 100% fedeli all'amplificatore vero. E ovviamente questo è vero, perché giustamente avere un Marshall a casa è diverso che avere una simulazione di un Marshall, quindi il suono non sarà 100% fedele agli amplificatori originali. Comunque sia,
Il mio parere personale è che un sistema come questo ci permette comunque di avere una grossa varietà di suoni e sono ovviamente suoni molto utilizzabili anche in un contesto professionale ed infatti sono utilizzati anche in contesti professionali. Magari il mio consiglio è quello di utilizzare un preamplificatore valvolare al momento di registrazione. Io per esempio utilizzo un Solo 610 della Universal Audio, che è un preamplificatore molto bello valvolare, e quindi quello lì mi dà un bel po' di stamina. E poi quando entro nel mondo virtuale riesco comunque a ottenere dei suoni molto, molto belli a mio avviso. Allora, comunque sia, il mondo della reamping non è finito qui, perché ovviamente adesso sto utilizzando quest'altro amplificatore. Posso lavorare al suono e posso aggiungerci moltissimi altri effetti così che possa suonare meglio in un contesto musicale. Quindi posso metterci reverberi e posso aggiustarli in post-produzione finché ottengo il suono desiderato. Un po' più di reverbero. Posso anche utilizzare, questo qui è un reverbero digitale, posso anche utilizzare delay volendo, se li troviamo, eccoli qua, questo qua è uno stereo delay, ecco questo qua è millisecondi, quindi faccio questo qua il doppio, più o meno. Cambio il feedback. Posso cambiare anche il livello, la presenza dell'effetto. Volendo posso anche utilizzare un chorus, perché no? Ecco, quindi puoi provare e riprovare finché. Questa è la bellezza del reamping, puoi provare e riprovare finché non trovi il suono che fa esattamente al tuo caso, o che comunque ti piace. Posso anche metterci modulazioni, ecco, ci mettiamo un bel chorus adesso, perché no? Lo mettiamo lì, dopo il preamplificatore. Sentiamo che un po' troppo chorus, ci mettiamo un po' di meno. Ecco, quindi possiamo effettivamente manipolare il suono esattamente come ci piace. Quindi questa qui è la fine della mia breve introduzione al reamping. Se questo video ti è piaciuto, cortesemente lascia un commento o clicca mi piace, oppure visita il mio sito Lezioni di chitarra moderna per altre lezioni gratuite.